Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Alchemist Adventure. Partiamo dalla pagina Steam per farvi vedere un pochino quello a cui stiamo andando incontro. È un gioco uscito il 30 di giugno, quindi lo sto provando esattamente il giorno dopo l'uscita, non ci sono ancora troppe recensioni. È un gioco in Early Access e vi rimarrà fino almeno 6 mesi, almeno nel quarto del 2020. E c'è anche l'italiano, è incredibile, il prezzo è buono, 12,95 € scontato coi saldi. È veramente molto carino, mi ricorda molto anche un pochino Magicka per il fatto che, vabbè, ok, Alchemist fa pensare appunto all'alchimia, combinazione di vari elementi per quanto riguarda la creazione di magie e pozioni. Terra, aria, fuoco, e così via. E mi ricorda Magicka appunto questa possibilità di ghiacciare il terreno e risolvere enigmi ambientali. Ma andiamo subito a provarlo insieme. Ed eccoci in gioco, lo andiamo a iniziare immediatamente. Vediamo un attimino anche la qualità della lingua italiana, che al momento però non sembra esserci. Però non sembra esserci, ma in realtà dobbiamo andare a cambiarla da qui. Quindi mi aveva tratto in inganno il fatto che fosse partito in italiano, ma in realtà poi andava selezionata. Va bene, con Esc indietro non si usa il mouse all'interno di questa schermata, bisogna avviare una nuova partita. Alchimista, no, va bene, dai, facciamo una difficoltà quantomeno normale. Gli alchimisti sono maestri di scienza, la loro vasta conoscenza non solo consente loro di trasformare la materia in oro, ma anche di dominare il campo di battaglia, di dare vita a corpi inorganici e persino di raggiungere l'immortalità. Le loro gesta sono leggendarie e non me lo fa leggere. Rappresentano il meglio e il peggio dell'umanità, dedizione, passione, ragione e conoscenza sono spinte a livelli estremi, distorte dai loro stessi fantasmi, dalle loro paure e vanità, forgiando la vita di milioni di persone che non sono in grado di. E poi va bene, ce lo rileggeremo. Se dovessi mai incontrare un alchimista, scappa. Va bene, l'inizio è promettente. Il gioco è stata una sorpresa perché non lo conoscevo, l'ho scoperto tramite una mail pubblicitaria che mi è arrivata, come lo sponsorizzavano. Il gioco ha dei salvataggi automatici, perfetto, perfetto. Per gli spostamenti, VASD. Il mouse controlla la telecamera. Mi ricorda che è un pochino Seven come tipo di meccanica. Col tasto spazio si fa la rotolata. Che posto è questo? Come ci sono arrivata? Per schivare, cioè praticamente buttiamo giù, apriamo gli ostacoli a testate. C'è un forziere con degli oggetti da prendere. Ho trovato una boccetta semplice. Ok, a cosa serve? Un po' scomodo il fatto di dover premere invio, però abbiamo scoperto. Ok, lo spazio per la pozione. Scegli lo spazio, ok. Spazio per le ricette. Seleziona la ricetta per la pozione. Ah, ok, qua ho lo spazio per la pozione. Lo spazio per le ricette, seleziona boccetta per la pozione e usa. Ah, ok. Lì, elemento fuoco. Ok, capiremo meglio dopo. Una pozione, ma come? Forse dovrei assaggiarla. Cioè, praticamente questa cosa qui. Cioè, praticamente andiamo a risolvere degli enigmi ambientali col fuoco. Ah, interessante. Devo capire meglio quella meccanica lì, perché onestamente non ho capito molto del libro, ma va bene. Intanto, qua non c'è niente. Possiamo raccogliere però qualcosa. Ok, sembrano essere dei crediti. No, sono degli elementi. Il ferro. Ok. Vediamo se posso fare qualcosa qua, ma dubito. Andiamo avanti. Carina questa cosa fatta in questo modo. Allora, sono morto perché c'era esplosivo all'interno, però è tutto bruciato. Va bene, non puoi ritirarti da un combattimento, quindi pensaci bene prima di iniziarne uno. Ok, perfetto, ripartiamo da qui. E sono morto ancora perché erano barili esplosivi. Va bene, perfetto. Quindi glielo lancerò un po' più lontano. Fortunatamente abbiamo trovato il checkpoint. Ancora? Ma a che distanza devo lanciarlo? Bello il disegno lì del caricamento in corso. E vi dico, parere mio onesto,
Si vede comunque, secondo me, che è ancora un early access, un po' per i caratteri dei menu, un po' per l'interfaccia che sembra un pochino magari provvisoria. Sarà da tenere d'occhio perché è un non lo definisco un gioco di ruolo, lo definisco un adventure. Devo ricordarmi che posso ruotare la visuale. Un adventure a enigmi. Quindi non è neanche un magica, però il fatto di magari mescolare incantesimi, modificare, ghiacciare l'acqua per aprirsi dei passaggi, me lo ricordano parecchio. Mi sembra che mi scoppi la testa. I disegni sono fatti bene, però. Va bene, andiamo avanti. Quello lì mi puzzava un pochino e raccolto. CU. CU. Mi sfugge cos'è. Cioè, sicuramente lo so, ma al momento. Ferro. CU. Ma no, ma vabbè, io adesso non posso resistere, devo assolutamente andare a vedere che cos'è col tasto B, apriamo il menu. Diamo un'occhiata al menu in modo da. Abbiamo un incantesimo posizionato lì sopra, che usa un elemento soltanto. Metallo. Rame, il rame, vero? Rame. Scusate, ma se io adesso premo B, riapro di nuovo e mi faccio un altro elemento. Rame. Ferro. No, adesso nessuno. Voglio fare una cosa. Prendo un altro. Ne prendo un'altra. Scelgo questo. Prendo rame e ferro. E quindi ce l'ho da valido? Evidentemente no. Diamo un'occhiata a quello che resta del. Vediamo che. Ok, qua mi fa scegliere. Forse manca il fuoco come elemento. Posso farne 3 di pozioni al momento. Effetti speciali nessuno. Infatti, ustione col fuoco ci fa ustione. Ok, vabbè. Qua vediamo gli ingredienti. Elementi primari: fuoco, acqua, aria, terra. Elementi secondari non si trovano in natura, si possono ottenere in combinazione di due elementi primari e i metalli. Quindi pensate un po' all'oro, l'argento, il piombo, il rame, il ferro, Hg, mamma mia, il sodio. No, non è il sodio, perché il sodio. Non mi ricordo. Mamma mia, ho un buco davvero, ma mi è sempre piaciuta la chimica, ma al momento sono un po' stanco. Arrivo dalla live di Kerbal, dove abbiamo effettuato un allunaggio con successo, tra l'altro. Va bene, quindi. Ok. E ci mette una vita a ricaricare, quindi. Mannaggia. Dobbiamo passare di là, però. Ok. Allora, voglio prendere bene la mira. Ok, andiamo di qua. Raccogli. Ho raccolto altre due cose. Questo cos'è? Forse si può rompere in qualche modo. Non così. Ah, un'arma c'è lì sotto. Bene, vogliono scendere sotto allora? Non così, probabilmente. Però vabbè. Ce l'ha già data valida la morte. Una spada dell'alchimista. Tieni premuto per attaccare. Ah, finalmente si attacca col mouse. Ok, finalmente possiamo difenderci. Vediamo se. Ok, raccogli ferro. Come se non ci fosse un domani. Fantastico. Adesso dovremmo riuscire forse ad abbattere quel sasso lì che ci impedisce di andare avanti. Ma contestualmente arrivano anche i mostri. Quindi iniziamo a. Aia. Lancia, spara, spara, spara.
Va bene. E questo? Ok, vediamo se riusciamo ad andare di là. È un gioco parecchio, parecchio strano, Non... Tieni premuto per usare la spada. Oh, ma... vabbè. Vabbè, fortunatamente... Beh, io mi prendo altro ferro perché non si sa mai. Volevo andare a vedere le... Eccolo lì. Volevo andare. Mi fai ripartire da punti diversi ogni volta? Questo posto è terribile, devo andarmene. No, volevo dare un'occhiata alle altre pagine. Perché stavamo dicendo, qua ci sono tutti gli elementi, gli schemi. Quindi vi ho fatto vedere gli ingredienti, gli schemi. Ci spiega come fare. Zolfo, fuoco. Fare una sorta di polvere da sparo. Ah, zolfo, ok. Preparazione delle pozioni, ci spiega come fare tutto. Olio da spada, boccetta. Sembra essere abbastanza complesso, ma ovviamente non vado a leggere ora perché me lo spiegherà il gioco. I nemici. E questa è una sorta omuncolo. Il tuo compagno di viaggio. Difficoltà, dispositivo. Qua abbiamo invece la mappa di gioco, che è davvero interessante perché qua c'è un'altra regione sconosciuta. Ah, si possono ruotare le pagine così, ok. Qua abbiamo l'antologia, quindi una sorta di enciclopedia. Qua abbiamo l'alchimista Adventure, che è la pagina principale. Qua abbiamo la realizzazione. Qua abbiamo le abilità che possiamo andare a prendere. Ce ne sono alcune. Alchimia, attira ingredienti, l'elisir. Abbiamo durata elisir aumentata. Sì, dire la verità non mi sembrano delle abilità molto intriganti. Comunque, vabbè, questo è l'inventario. Quindi possiamo andare a cambiare anche il nostro aspetto, l'acconciatura. E ci fa vedere i materiali che abbiamo. Questo è le missioni disponibili e questo sono i ricordi che andiamo a sbloccare. Quindi menu anche piuttosto ricco, devo ammettere. Gioco che è già da ora in Early Access in italiano, costa 12 euro. 10-12, insomma, dipende quando lo trovate. È abbastanza particolare. Dovete ovviamente adorare quei giochi di avventura, di combattimento, un po' hack and slash, con elementi alla magica, elementi di collezione oggetti, di crafting, insomma, è un gioco che sicuramente, secondo me, non è per tutti. Guarda che si sono messi tutti in fila, io sono poi anche morto, quindi... dovremo potenziare gli incantesimi andando avanti. Non è poi originalissimo, però... E la cosa che mi fa pensare un po' all'early access è appunto sono questi menu con queste scritte grosse, scritte non troppo rifinite, ecco, quello era l'unico dubbio che avevo. Adesso io non voglio tirarmi addosso i ragni, tutti i ragni della caverna, quindi voglio pian piano sistemarli tutti. Ah, mannaggia, io continuo a cliccare per sbaglio e lancio la palla di fuoco nel luogo sbagliato. Ok, su di lui. Perché in pratica si rallenta il tempo quando vado a scegliere dove lanciarla e scelgo il nemico. Tengo premuto, vedete, lo muovo qui in modo che arrivi e colpisca lui. No, ho premuto la Q, mi apre l'inventario delle mosse. Allora, uno, colpisci lui lì. Ok, così gli diamo due colpi e lo finiamo. Con la Q, vedete, scegliamo il tipo di... Ma... Mannaggia voi! Allora, scusate, Prendo... Devo ruotare la visuale. Uno. Qui. Forse un pelo l'ho preso, ma vabbè. Ok, dai, ne resta solo uno. Perfetto, abbiamo preso un po' di materiali. Mi giro la testa sopra svenire. Non svenire adesso che devo prendere i materiali. I nemici più piccoli sussultano quando vengono colpiti da attacchi con la spada. Quelli più grandi non lo fanno. Ok. Vediamo com'è la qualità poi adesso della intro. Che panorama spettacolare. Non riesco a credere che siamo riusciti a fuggire. Spero sia gradita questa diciamo dimostrazione che vi faccio con questo video, perché come abbiamo visto prima non aveva molte recensioni il gioco, quindi probabilmente tanti hanno il dubbio. I disegni sono fatti bene. Il Kraken, cos'è? Porta Pan fuori di qui. Non può essere, questa creatura, questo è l'occhio del Kraken.
Dove siete? Cosa faccio? Ed eccoci qua. Tiene premuto ESC per saltare. Non ve lo voglio spoilerare. Ok, questo è l'omuncolo, quello che ci accompagna. Abbiamo saltato tutto in modo che così non vi spoilerò, dato che al momento il gioco ha un capitolo, se non sbaglio, se non mi ricordo male, ne avrà 6 alla fine, però ogni 2 mesi loro hanno detto che vogliono aggiungere un capitolo nuovo, quindi aggiungeranno cose nuove. Ah, creare pozioni velocemente, scusami, ma se io premo qui, memorizzata, ma in realtà ce l'avevo già. Perché mi dà 99, quindi... La pozione fuoco? Ok, adesso è iniziato un vero e proprio tutorial. Vieni con me. Quello cos'è? Leggo. Meg non lo smette di stuzzicarmi, credo di piacerle, solo creature, l'acqua è pulita e potabile, vabbè, niente di importante. Raccogliamo altri materiali ferrosi. Abbiamo un accampamento, posso riposare un po'. Qua si salva, ci si riposa, si recupera vita. C'è anche la barra dell'esperienza, vedete in alto. L'unica cosa invece è il nostro omuncolo, il nostro omino ha 3 stelline sotto, lì in alto a sinistra. Sto andando a capire cosa serve. Allora, voglio far saltare in aria questi qua. Mi dà una mano a combattere o no? No. Beh, intanto raccogliamo un po' di materiali. Quanta gente c'è qua? Mamma mia, quanti ce ne sono! Qui. Via. Ne ho uccisi due in un colpo solo. Vale come niente. L'ho lanciata bene quella pozione infuocata. Ok. Poi se avete altre info riguardo il gioco, gli sviluppatori, lo conoscevate già il gioco, fatemi sapere. Ho preso fiori, ho preso roba strana, cioè non ci sono solo, ci sono anche oggetti. Figo però il fatto... Ok, qua c'è altro, 7 maestri alchimisti di Isur. Sì, poi anche quelle schermate di quei libri lì mi sembrano un po' da schermate da Early Access, poi magari è la qualità finita, però inizio un pochino ad abituarmi al fatto che tanti giochi abbiano dei menu un po' particolari. Un po' grezzi, è fatto in Unity il gioco, quindi probabilmente qualche asset lo abbiamo, lo avete già visto. Allora, intanto c'è una bandiera qui che non so che cosa sia, perché poi già sulla mappa... Ah, qua siamo arrivati, ok. Dobbiamo andare, non lo so, perché c'è un punto esclamativo di là, quindi andiamo di là. Ce ne sono 2, a dire la verità, di punti esclamativi, quindi iniziamo a vedere il primo che cos'è. Questo posto sembra abbandonato. Io adesso ci sono cascato una volta e 2 no. Una casa, vediamo un po' cosa c'è dentro. Si può? No, non voglio dar fuoco alla casa, ma c'è però quella botte lì. La faccio saltare. Ho stordito il mio socio. La finestra? No, vabbè, proviamo a dar fuoco alla porta. E direi che funziona, non ci avrei giurato, invece è funzionato. Quindi andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Beh, carino il fatto comunque che si apre bene la grafica, così. Dagli fuoco. Quello gli ha fatto male parecchio. Mi sa che sulle ragnatele sono più forti. La pepa, sono così morto. Ho trovato però... Come mai nessuno l'ha trovato prima? Ma che cosa? Nuovo punto abilità acquisito. Questo cos'è? Raccolgo tutto. Raccolgo tutto, poi voglio dar fuoco a sta roba perché non mi piace. Posso anche colpirla, immagino. Infatti
Nessuno l'ha mai trovato, ma che cosa? Non so cosa ho preso. Comunque abbiamo... aspetta un po', cos'è uscito? 14, ok, ho colto roba. No, voglio vedere punti abilità. Ho preso un punto abilità, quindi alchimia. Se un alchimista in grado di miscelare due ingredienti diversi. Ah, ok, vediamo, riusciamo. Questo è... puoi miscelare fino a 4 ingredienti, no? L'elisir, no? Attira ingredienti. È comodo. Potremmo pensare... no, ma lo prendo già questo, quindi... se faccio doppio clic... no, non me lo prende. Prerequisito questo. No, ma ce li ho già. Ah, premi per informazioni. Fino a 4 ingredienti. E beh, ma al momento, non, come ho detto e ribadisco, non mi sembrano intriganti queste abilità. Prendo la vita, che mi dà un po' più di vita e sono tranquillo. Vado a vedere adesso l'altro di là, l'altro punto esclamativo di là. Vediamo. Allora... e lei? Parla. Ciao, posso... prego, non fare male, Pepe, tradotto bene anche. Non voglio fare male a nessuno, adesso sei al sicuro. Essere umani, fare sempre male a Pepe. Pepe buono. Che fai qui? Niente. Cosa ci fai qui? Io prendere cose luccicanti. Metallo, sì, cerchi metalli, sì. Tu aiutare Pepe, divertente. Di che cosa hai bisogno? Avrei bisogno di metallo, tanto metallo. Che tipo di metallo? Il ferro. Rame, più possibile. E tu cosa mi dai in cambio? Tu alchimista? Io avrei ingredienti per pozioni. Mio aiuto. Grazie, io aspettare te. Collezione 25 e 25. Vediamo, continuiamo. 25 ferro, 25 rame. Il ferro... no. No. Pensavo di averne di più, invece no. Quindi andiamo a vedere. Iniziamo con le prime missioni. Non andare via. Sì, ho capito. Ho tutti gli ingredienti. No. No, non c'è cascato. Detto, non andare via, ma se devo andare a recuperarti i materiali, mi serve andare via. Ah, ben detto, ferro 18 su 25, quindi bisogna andare avanti. Ancora mal di testa. Cacchio, hai visto ancora? Belli i Mi disegni, sembra proprio una ribadisco. Prima volta che mi scatola di allontano così tanto da casa, lo fa fare fast food nello per lo stomaco. stomach. Easy, Mia. Sono Sì, concentrata, voglio easy. I can't mandare in fumo screw una up my prima missione first sul field mission. campo. If my theory is Se la right, metodologia è I'll be able to corretta, riuscirò a reproduce produrre neural beats that determinazione nervosa unlock sul corpo spot, di omuncolo, but avrà dei won't be able to sentimenti, devo feel. solo trovare I quei just rarissimi need to oggetti. find Sì, in out effetti non where. sappiamo esattamente di cosa sta Wow, parlando perché those abbiamo mechs saltato took il so video far to iniziale, stop. però cosa They're ci attacking fanno us. quei mech così This is an act assurdi? of Ci stanno war. attaccando, è un atto di guerra. Le Ugh, the guards in that tower won't guardie di allow me quella to torre non surrender. resteranno a lungo, devo I must help aiutarle. them. Ma Shit, that was close. The la inn is locanda on è in fire. fiamme, ci sono delle Pepe persone should go dentro. inside. Cioè, sta What should rievocando I dei do? ricordi. I can't do both. Cosa faccio? Non posso I'm fare entrambe le wasting cose, sto time. perdendo tempo. Dai, Mia, devo Come on, prendere una Mia. decisione I subito. must decide. Maybe everyone is Di là safe c'è behind those Isula. city walls. Missione It's not far aggiornata. from here. Vai alla città di I Isula. must get there. Ma dovevo recuperare la roba per quel tizio prima di andare a Isola. Vediamo un po'. Ci fa vedere che città è. Ah no, di là, ok. Di là si va via. Io direi, lasciamo temporaneamente la missione e andiamo dal tipo. Anche perché sono quasi morto. Questa che roba è? Niente. Allora, di qua si va, eh. No, adesso voglio vedere una cosa. Mi curo. Ok. Voglio dare un'occhiata alla mappa perché voglio capire dove sto andando. No. Cioè, mi sono perso.
Ah no, 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 ok. Quella pianta non è influenzata. Ah no, ok, non ci posso andare di là. Mi serve qualcosa che mi darà probabilmente quel tizio lì. Quindi devo recuperare i materiali per il nostro amico. Lì c'è un altro testo da prendere. Nota di spedizione. Probabilmente sono indizi importanti. Questo. Niente. Vediamo cosa c'è qua dentro. Ferro 19 su 25, ci vorrà un bel po' per fare tutto quello che ci ha chiesto. Ci sono pezzi di mecca qua in giro? Ok, tu sei qua. Allora. Il problema è che raccolgo materiali da un'ora, ma... possibile che non ho ancora trovato quello che ti serve? Raccogli, raccogli che? Allora, questa. Vediamo cosa c'è qua. Vuoi vedere che magari riusciamo ad andare in città direttamente da qui? Scusa se ti ho definito creatura malefica, non sei più così terribile. Sì, abbiamo saltato la cutscene, il video. Quindi il motivo è quello, che non sappiamo di cosa sta parlando, ma meglio così. No, si può andare in città. Si può andare in città. Vediamo un po' com'è questa prima città. Lancia il bombe al tuo aiutante così potrà sferrare un attacco. No, ok. Ma sembra meno banale di quello che sembrava all'inizio. Perché alla fine... storia c'è, è già tradotto molto bene in italiano, ha meccaniche multiple, perché comunque sarà un risolvere enigmi usando componenti, ghiacciando l'acqua, bruciando roba, come stiamo già facendo alla fine. E quindi lo trovo davvero interessante, calcolando che adesso è scontato 9,95€ e a prezzo pieno non è tanto di più, perché 11,99€. Insomma, quindi non è male come prezzo. Ovviamente vi devono piacere quella sorta di hack and slash, come ho già detto, un po' simile a Magica, un po' che prendono anche da altri giochi. E niente, ragazzi, io allora al momento vediamo, ho saltato dentro, ho superato questo ostacolo, quindi vediamo che cosa c'è qua da fare. Devo accenderla, immagino. Scusa, eh. Sì, enigma risolto. Figo. Questa è la città. Che non è che mi sembri proprio messa benissimo la città. Poi si può zoomare, si può allontanare la visuale. Lo metto qui, davanti a me. Così uno è andato, due sono andati. Devi venire qui, devi venire qua, amico. Era una buona scelta farlo esplodere. Sta arrivando un po' troppa gente, però, eh. Niente, sono morto. Comunque, la città non sembra versare in ottime condizioni. Quindi, insomma, il gioco sembra essere davvero... interessante. È in early access, quindi ha, mi pare, un capitolo su 4 o 6, adesso non ricordo esattamente, ma verrà portato a termine entro la fine dell'anno, quindi entro 6 mesi, entro la fine del 2020, con la versione ufficiale, che avrà un prezzo un pochino più maggiorato rispetto a quanto è ora, che ripeto è 12,95€ con i saldi Steam, quindi calcolate sui 12-10€. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente non abbiamo ancora visto nulla perché siamo proprio all'inizio. Vi ho fatto vedere il menu, si andranno a combinare vari elementi, sia metallici che a livello di terreno, quindi fuoco, acqua, terra, aria. E niente, rimando a voi ogni possibile giudizio, insomma, su quello che vi pare questa anteprima di questo titolo appena uscito su Steam. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.